Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video su YouTube. Oggi sono qua con questo video per parlarvi nuovamente dell'iPhone 13 Pro Max un mese dopo averlo acquistato, quindi un mese di utilizzo dopo. Sto facendo questo video perché non dico che alcune opinioni sono cambiate, anzi, ma si sono rafforzate notevolmente da quando ho fatto la recensione di qualche tempo fa. Tra l'altro sto registrando questo video una seconda volta perché mi ero scordato di mettere il microfono la prima, quindi vi sto ripetendo le cose, però ok. Partirei quindi con cosa ne penso del colore blu sierra, azzurro sierra, come lo volete chiamare. Devo dirvi che mi piace ancora tantissimo, ovviamente dopo un mese è difficile che stanchi un colore, soprattutto se lo nascondete con una cover, però vi posso dire che questo colore mi dà la sensazione che possa stancarmi molto molto meno rispetto a un colore scuro. E infatti io, come vi ho detto anche nella recensione, prediligo molto i colori chiari, e questo è molto chiaro perché non so se dal video non riuscirò mai a farvelo vedere, vi consiglio sempre di andarlo a vedere in store se ancora non l'avete fatto, perché è un azzurro molto molto tenue che sembra molto un ghiaccio, ormai lo si chiama in gergo blu ghiaccio, azzurro ghiaccio, perché effettivamente ci assomiglia molto. E come vi ho detto anche in recensione, appunto, io prediligo molto i colori chiari perché tendono a stancarmi molto di meno. Non che il blu dell'anno scorso, il blu pacifico, mi abbia stancato, perché in realtà lo reputo ancora ad oggi uno dei migliori colori mai fatti per iPhone. Ma per esempio già l'anno prima il verde notte dell'11 Pro Max mi aveva stancato parecchio dopo qualche mese. Quindi ecco, questo mi dà anche la sensazione che tra 5-6 mesi, un anno, non mi stancherà. Quindi super approvato. Ci sono poi tre cose che mi sono piaciute particolarmente di questo iPhone, che in realtà sono un po' le novità principali, questo ne sono consapevole, però è uno lo schermo, quindi 120 Hz, un'altra la fotocamera, un po' tutto in generale, ma particolarmente sulla modalità macro, e poi la batteria, che ragazzi è veramente infinita. Infatti qualche giorno fa ho fatto questo screen della giornata super stress di quel giorno e ho fatto 8 ore di schermo, e ragazzi ero arrivato con il 20%, il 24% mi sembra, a sera, che cioè non lo so, non penso di aver mai fatto un risultato del genere. Quel giorno l'ho usato veramente troppo il telefono, ne sono consapevole, però ragazzi che batteria, è veramente infinita. E mi ricordo ancora quando iPhone era molto scarso in termini di batteria, un po' ai tempi del 6S, del 6, del 5S, ma anche del 7, e ora ci ritroviamo con un iPhone che in realtà è quello che ha la batteria migliore sul mercato tra i flagship. Poi ci sono i battery phone, quelli che costano sui 300 euro, ma l'unica cosa che fanno bene è la batteria, per il resto sono super scrausi. Tra i telefoni che costano così tanto, quindi tra i flagship, questo è quello che dura di più, e anzi dura di più anche di molti battery phone in realtà. Quindi veramente qua c'è solo da fare un applauso ad Apple, perché se lo merita. Capitolo schermo 120 Hz. 120 Hz che ormai sono diventati praticamente indispensabili per me. Ovviamente non è una cosa così principale, cioè non condanno a comprare questo telefono perché c'hai 120 Hz, però una volta che l'avete provati, che l'avete usato magari ecco un mese come a me, dopo quando prenderete uno schermo che non è a 120 Hz, la differenza la noterete, e anche tanto. Come sempre dico anche in nella mia recensione di qualche tempo fa, sembra quasi che quegli iPhone senza 120 Hz lagghino. Ovviamente è molto esagerata come cosa, perché ovviamente non lagga, poi iOS è uno dei sistemi operativi, se non il sistema operativo più fluido in termini di animazioni, di tutti questi piccoli dettagli, ma mi dà quella sensazione, non ci posso fare nulla, mi dà quella sensazione. Quindi 120 Hz, quindi che li amo, e veramente non potrei più farne a meno, ad oggi non potrei più farne a meno, ormai mi sono abituato. Magari prima ecco riuscivo a viverci senza, ovviamente non sapendo neanche com'erano. Tra l'altro una piccola critica è sul notch piccolo, che a sto punto ragazzi non capisco perché l'Apple abbia rimpicciolito, visto che non ha aggiunto nessuna nuova, né la percentuale della batteria, nessuna nuova icona sullo status bar, quindi boh, cioè l'ha solamente ingrandite. Sì, in termini estetici è leggermente più carino, ma un po' inutile questa riduzione. Invece capitolo fotocamera, beh, fotocamera tanta roba, ovviamente è la migliore fotocamera mai fatta su iPhone, mai creata per iPhone, e tra le migliori, se non la migliore forse fotocamera degli smartphone. Io ovviamente non ve lo posso dire con certezza, ma molti fotografi l'hanno eletta così, quindi
mi fido di loro, ma la fotocamera macro è la cosa che mi ha convinto di più. Perché? Perché ti amplia la visione di quando fate la fotografia con smartphone. Avete la fotocamera 1x, avete la fotocamera 3x, avete la fotocamera ultra grandangolare, quindi 0.5x, e poi c'è la grandangolare. Grandangolare che vi permette di scoprire nuovi mondi, si può dire così, una sorta di scovatore di piccoli dettagli, anche tra, per esempio, banalmente, se prendete un frutto, andate lì e vedete la buccia. Prendete una foglia in controluce e guardate le venature della foglia, una corteccia di un albero, un insetto molto più da vicino. Quindi è veramente carina, mi ci sono divertito molto in questo mese, ho fatto tante foto, e soprattutto a foglie, perché sono quelle che mi piacciono di più fotografare, perché veramente sono bellissime. E quindi vi consiglio magari di provarla in store, la potete provare, sì, ma non più di tanto, ecco. Non potete prendere un telefono per provare la macro, però ecco, se ce l'avete, sfruttatela molto bene, capitela meglio di come l'avete magari usata fino ad ora. Avete fatto due fotine e poi basta. Se la scoprite, sarà molto divertente da usare. Capitolo dimensioni. Come vi ho detto, io ho un Pro Max. Una domanda che si fanno molti è appunto: meglio il Pro Max, quindi il modello Max, o il modello normale? Beh, io vi posso dire che ho il Max dal tenesso. Ormai mi sono veramente abituato, anche se questo qui si è impesantito parecchio. Ormai è una bella mattonella, ragazzi. Se vi mettete un pantalone senza la cintura, i pantaloni vi cadono, storia molto triste. Quindi se avete questo, le cinture per forza di cose. E anche se magari prima senza telefono vi andavano bene quei pantaloni, con questo non vi andranno più bene, ragazzi. Quindi sì, ecco, se non volete avere un padellone, andate con il modello normale. Certo che lì perderete la batteria super iper duratura, anche se dura tantissimo anche sul modello non max. Però ecco, magari non farete quelle 8 ore, ma ne farete 7, quando c'è veramente super iper stress. Quindi ecco, poi tra l'altro quest'anno non ci sono differenziazioni tra modello non max e modello normale, potete ecco scegliere tranquillamente. Per quanto mi riguarda, io vi posso solamente dire che se prendete il max poi vi abituate. Piccola considerazione sulla cover, che dopo un mese ovviamente non si è usurata più di tanto, anche se un pochettino sì, soprattutto usando questo stand MagSafe che vi ho fatto vedere anche in un video. Si rovina, ragazzi, cioè, perché comunque magari fate così, poi a volte ho fatto così per girarla, un po' si è rovinata, ma nulla di che, quindi sta tenendo abbastanza botta, anche se, vi ripeto, ha solo un mese. E così come anche il portafoglietto MagSafe, che fino ad ora non mi sembra si stia comportando malaccio, anzi sembra che non si stia invecchiando tantissimo la pelle, quindi buono così. Quindi ragazzi, queste erano le mie opinioni riguardo l'iPhone 13 Pro Max dopo un mese molto intenso di utilizzo. E ve lo consiglio? Beh sì, ve lo consiglio se avete un iPhone dall'11 Pro Max. Se avete un 12 Pro Max ovviamente lasciate perdere, perché le novità sì ci sono, ma non sono così importanti, come vi ho detto anche nella recensione. Quindi ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate, ditemi se avete acquistato questi nuovi iPhone e cosa appunto ne pensate dopo un mese di utilizzo, o se lo avete preso dopo, vabbè, comunque ditemi cosa ne pensate sotto nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video e ciao!